Mirto, calcio angolo, la chiusura di Rappa, lo scambio tra Alessandro e Verace, Parana chiude da fuori e botta! È buono l'intervento di Pap e di Lica. Poi guadagna una rimessa in posizione importante Mirto. Mirto la palla in mezzo, prova, è buono il tiro di Garofalo, ancora sicuro Liga che sta giocando un buon inizio partita. Sì, grande inizio partita di Liga, molto attento rispetto alla prestazione precedente dove non ha brillato, però adesso i Terun sono un po' sotto assedio da parte dei Galacticos. Sicuramente stanno giocando in questo avvio meglio i Galacticos, forse hanno idee più chiare ancora il calcio angolo, buona chiusura di Rappa e poi un tiro a liberare di Garofalo e termina sul fronte. Poi Verace recupera palla, lo scambio tra Rappa e Verace, buona qui la chiusura di Garofalo, Garofalo in contropiede, passa per Caruso che è solo contro il portiere, il palo e poi da posizione praticamente facilissima sbaglia un gol già fatto Garofalo. Ma veramente Garofalo quasi da difensore avversario, praticamente ha sprecato un'occasione ghiottissima per i Galacticos, comunque grande tiro in crociere di Caruso. Che occasione per i Galacticos che non riescono a trovare il vantaggio ma ci sono andati davvero vicini. A impostare il gioco Farana che alza questa palla ma è buona chiusura di Giordano, si era fatto vedere Chiarelli alla rimessa laterale, buona palla per Caruso che salta l'uomo, Caruso, ancora sfortunatissimi i Galacticos che trovano due pali nel giro di 3 minuti. Intanto punizione da zona pericolosa per i Terun, Saia prova il tocco per Verace che parte a botte di Verace, ancora palla, attenzione a Benigno, si divora un gol anche lui. Veramente che punizione che aveva tirato Verace, poi Benigno da pochi passi ha mancato il vantaggio. Ma davvero pericolosi anche qui i Terun che trovano un altro legno, 2-1 nel conto dei legni, 0-0 il risultato. Saia, la prova, è buona chiusura e poi il salvataggio in due tempi da parte di Papa, buon intervento per lui. Sì, grande intervento di Papa che non era riuscito a bloccare il pallone, ma è stato determinante il secondo. Tiro respinto da Farana, ancora Alessandro, la posizione è pericolosa, ma c'è Farana, un muro oggi in difesa. Mannino, per Rappa. Rappa, buono intervento da terra, ancora l'assedio da parte dei Terun, palla ribattuta e c'è un grandissimo gol di Rappa che mette la palla sotto incrocio, 2-0, davvero un gol pazzesco. È veramente grandissima botta da fuori di Rappa che si vedeva che era in partita, è finalmente riuscito a trovare questo che potrebbe essere l'inizio di una serie di, diciamo, di gol da parte dei Terun che sembra adesso essere molto più in palla. I Terun stanno giocando davvero bene in questi minuti, sono molto più proiettati all'attacco rispetto ai propri avversari e stanno meritatamente. Attenzione qui lo scambio tra i due, Alessandro si è ritrovato solo contro il portiere, buona chiusura, ancora palla in mezzo, Farana sta giocando benissimo in difesa e salva tutto lui. Caruso, Niosi, la botta di Niosi che arriva in ritardo e prova subito appena entrato questa conclusione pericolosa. Sì. Allora, Niosi, lo scambio con Mirto, ma capisce tutto Saia che parte in contropiede, già un 3 contro 2, Saia preferisce andare da solo, poi mette questa palla e trova il gol, Saia in azione personale, 1-0 Terun. Ma veramente da posizione difficilissima, Saia ha tirato un bel diagonale, hanno diciamo divorato occasioni molto più semplici, però qui Saia è stato veramente molto bravo. Saia freddissimo, salta l'uomo, palo rete, 1-0 Terun. E adesso vedremo se ci sarà la reazione dei Galacticos che assolutamente non vogliono una sconfitta che peserebbe molto in classifica. Ancora attenzione Farana in proiezione offensiva, trova un gol meritato per lui che sta giocando davvero una grande partita. Sì, veramente Farana sta giocando un po' a tutto campo, è riuscito a inserirsi su questo passaggio di Mirto e ha trovato un gol in tackle, Liga non ha potuto nulla. E allora 2-1, qui ci contraddicono i Galacticos e dimostrano di essere vivi. Vedremo come si svolgerà questa partita dopo questo gol. Mannino, gira per Rappa. Sbagliano qui lo scambio tra i due. Niosi, freddissimo, agguantano il pareggio. 2-2, gran gol di Niosi. Ancora una volta ci contraddicono i Galacticos. I Terun sembravano avere ritrovato diciamo, il gioco che avevano fino a qualche giornata fa. Però è stato bravissimo Niosi veramente a approfittare di questo errore difensivo e a metterla all'angolino alto. Tutto da rifare per i Terun, 2-2. Verace qui sbaglia la rimessa, la ripartenza
2 contro 2, Chiarelli salta il proprio uomo, poi con l'esterno, buona chiusura del portiere, palla in mezzo, colpo di testa di Niosi e trova il gol del 3-2. Ottima qui l'azione di Chiarelli, è buono, la conclusione di testa di Niosi. Sì, veramente bravissimo Chiarelli, era stato bravo Liga a respingere, ma poi Chiarelli ha messo un bel campanile per Niosi che praticamente dalla linea della porta è riuscito a metterla dentro. Vantaggio Galacticos un po' inaspettato. Un po' inaspettato, e sul finire di questo primo tempo arriva un gol importantissimo. Vedremo se reagiranno i Terun, che questo gol pesa davvero tanto, si sono fatti rimontare dal 2-0 al 3-2. Vai, abbiamo Farana, sta giocando davvero un buonissimo primo tempo. Il risultato è sul 3-2, come va? No, va bene, stiamo giocando bene. Dobbiamo continuare così, perché sennò ci dobbiamo vincere per forza, sono punti importanti. Come giocherete in questo secondo tempo? Avete ribaltato un risultato importante? Noi saremo sempre comunque e ci difendiamo cercando di fare gol. La mia capigliatura. Ria qui il portiere con la fascia del Palermo. Va bene, ciao. Inizia il secondo tempo di questa partita, 3-2 per i Galacticos Antonio. Sì, certo, adesso questa partita sicuramente è un po' da rivedere per i Terun, perché avevano partiti molto bene, adesso dovranno cercare di trovare il pareggio e poi l'eventuale vantaggio, anche per non perdere punti dalle prime posizioni. Eh no, scontro pieno playoff, ricordiamo, due squadre sono rispettivamente al quarto e alla quinta posizione, vedremo chi la spunterà in questo secondo tempo. Vai, sai, indietro del Rappa. È stato Caruso, lo salta, poi ci prova, conclusione a sorpresa, attento Papa. Garofalo, lancio lungo per Caruso che affronta Saia. L'uno contro uno, Caruso si ferma, diciamo una certa differenza di fisico tra i due, che Saia ne esce vincitore. Un po' simulatore qui comunque Caruso. Qui lo scambio, attenzione, posizione pericolosa, buona uscita del portiere, poi palo di Benigno, posizione difficile, era stato bravo in un primo momento Papa. Sì, però sfortunato veramente Benigno, peccato che praticamente a porta libera non è riuscito a trovare il tapin in vincente. Poi ancora Benigno indietro per Rappa. Rappa, il lancio lungo per Verace. Affrontato ancora Farana. Verace può provare, lo fa, è un grandissimo gol, oggi davvero gol tutti spettacolari qui ai Campi del Sole. Gol di Verace, 3-3. Veramente 4-3. Grande tiro di Verace da fuori, Papa non ha potuto nulla, adesso forse questo tiro, questo gol potrebbe svegliare i Terun che erano un po' addormentati. Un siluro che riaccende le speranze nel cuore dei Terun, 4-3 risultato, adesso si deve incominciare a spaventare i Galacticos. Qui funziona Garofalo, salta il portiere, poi torna indietro, palla in mezzo, un po' fortunato qui Liga, allora parte il contropiede 3 contro 2. Buona la palla per Verace che può provare, lo fa! E da due passi è riuscito a trovare la deviazione vincente, Benigno, palla al lato. Sì, era stata forte qui la conclusione di Verace, peccato per Benigno che non è riuscito a trovare l'attimo vincente. Comunque i Terun sono molto più vivi in questo secondo tempo dopo il 4-2. Saia parte in contropiede da solo, Saia ha spazio, Saia va da solo e trova il pareggio, Saia 4-4. Azione personale meravigliosa da parte del numero 90. Ma veramente in 3 minuti sono riusciti a ribaltare la situazione i Terun, adesso tutto da rifare per i Galacticos che avevano incrementato il vantaggio ben di 2 gol ma se lo sono visto sfuggire. Mirto, anza palla al piede, Mirto contro Trai, riesce a saltarli, grandissima azione di Mirto che mette la palla per Garofalo, è 5-4, ma che azione di Mirto! Veramente grandissimo slalom di Mirto che poi è stato molto bravo ad alzare la testa e servire Garofalo che da due passi, è stato un gioco da ragazzi per lui, portare al nuovo vantaggio per i Galacticos. Con una facilità unica Mirto ha saltato ben 3 uomini, ha servito il proprio compagno solo avanti alla porta, 5-4. Continui capovolgenti di fronte, Saia riesce a guadagnare la palla ma viene affrontato da Garofalo che guadagna, la palla serve Niosi. Attenzione, Niosi ottiene il gol, un po' fortunato qui nel rimpallo, Niosi che si è ritrovato solo contro il portiere ed è stato freddissimo e l'ha battuto 6-4. Veramente è stato fortunato un po' Niosi a ritrovarsi lì davanti, però veramente disattenti i Terun in questa situazione, doppio vantaggio di nuovo per i Galacticos, vedremo speriamo in una nuova rimonta di Terun. Ancora per Farana, scambio tra i due, qui Caruso prende palla, sente di superare l'uomo, la larga per Chiarelli!
trova un palo a posizione molto difficile, una grande botta quella di Chiarelli e si stampa sul palo e termina sul fondo. Sì, ottima visione comunque qui di Caruso, che è riuscito a servire Chiarelli, che purtroppo ha preso il palo. Caruso alla meglio, Caruso che si è ritrovato solo contro il portiere, buona chiusura dell'esterno difensore Liga e lo arrappa. Attenzione, 3 contro 1, palla in mezzo, è davvero kamikaze, e qui l'intervento del portiere che salva tutto. Veramente grandissima parata qui di Papa in tackle su Alessandra, però stanno sprecando molte occasioni comunque. No, sì, che tenta il lancio lungo, non è fortunato questo lancio. Benigno, Benigno sulla fascia, affronta Chiarelli. Chiarelli ben superato, Benigno ancora, Benigno contro tutti, Benigno rientra, ancora un legno per Iterun. Veramente sfortunatissimi i Terun, che praticamente quasi ogni partita che io ho commentato con loro prendono sempre almeno 2-3 pali. Saia da fuori e qui paperone del portiere Papa, accorciano lo svantaggio 6-4. Sì, ma qui Papa veramente ingenuo, forse non l'ha vista partire, si è preso questo gol, un po' inaspettato questo gol per i Terun. Davvero inaspettato, un tiro che non sembrava destare grandi preoccupazioni, ma qui diciamo non è stato molto fortunato il portiere e si è fatto trovare impreparato. Qui attenzione di Terun, la voglio riaprire Alessandra, e ancora una volta un'altra papera di seguito nel giro di 2 minuti. Alessandra accorcia la forbice e vanno a meno uno. Qui davvero partita riaperta per 2 gravi. Veramente incredibile, le 2 papere di Papa, che forse pensava ancora alla precedente, si è confuso su questo tiro di Alessandro, secondo me molto facilmente parabile. Questi 5 minuti che ci separano alla fine saranno infuocati. E la verace! È buonissima la conclusione che termina sul fondo. Veramente a un passo dal pareggio qui Terun, peccato, è uscita di pochissimo questa conclusione di Verace. Adesso i Terun ci credono. Mirto per Miosi. Vai indietro, sai io. Qui attenzione Farana, Farana chiuso in maniera abbastanza vistosamente fallosa da parte di Rapp, poi batte subito Niosi e trova il gol, molto furbo Niosi, e qui davvero la punizione è veloce, frutta il doppio vantaggio e praticamente la vittoria per i Galacticos. Ma veramente disattenti i Terun, che non avevano chiamato la distanza i Galacticos e quindi hanno potuto battere subito, e Niosi ha beffato tutta la squadra avversaria. Paga l'inesperienza qui per i Terun, che non hanno messo nessun uomo davanti alla palla, e Niosi molto intelligente qui mette la palla a terra e segna. Benigno gira per Verace, per Caruso guadagna palla, ma termina qui, arriva un'importantissima vittoria per i Galacticos, che in una partita davvero molto accesa. Anton. Sì, questa è stata una vittoria, secondo me, continua a dirlo, inaspettata, perché i Terun sono sempre dimostrati una grandissima squadra. Peccato per i Terun, che vedono allontanarsi in questo momento la promozione diretta. Ottima prestazione invece dei Galacticos, soprattutto con Farana, ma anche con Niosi, che alla fine è stato bravo a chiudere questa partita alla fine, beffando la squadra avversaria. Dai, Campi del Sole è tutto, un saluto a Simone di Prima, Antonio Cirano, ci vediamo alla prossima. Arriva una grandissima vittoria qui per i Galacticos, che in uno scontro davvero in fiamme. Qui il portiere che si è reso protagonista in questo incontro e anche in questa intervista, diciamo. Come è andata oggi, ragazzi? Abbiamo vinto. Questo è un merito. Abbiamo dato tutto, speriamo di continuare così. Diventa la permane. Dopo 6 giornate, cosa vi aspettate? Cosa... Siamo in alto. Abbiamo fatto 3 punti importanti anche con 2 papere del portiere. 4 papere. Un gol inesistente. È arrivata la vittoria. Siamo molto contenti. Con una comunque, squadra che è sopra di noi. Era una squadra, era comunque uno scontro quarta contro quinta. Molto... Anche perché nessuno credeva in noi. Poi sopra di voi ci sono state delle sconfitte importanti. Esattamente. E quindi guadagnate dei punti davvero che vi fanno salire in classifica. Va bene. E ora mancano, diciamo, siamo nelle ultime giornate, diciamo. Quindi a cosa puntate per questo campionato? Almeno arrivare terzi. Almeno terzi, ma non ci poniamo limiti. Quindi playoff come minimo, diciamo, e poi quello che avviene si prende. Sì, esatto. Va bene, ragazzi. Buona fortuna, un saluto.